La complessità dell'economia mondiale può produrre delle doppie imposizioni fiscali. Qua con me il colonnello della Guardia di Finanza Francesco Falica, che ci spiegherà l'argomento basato nell'articolo Il credito d'imposta. Buongiorno, colonnello Falica. Posso chiedere di presentare gli autori dell'articolo e l'oggetto dell'articolo stesso? Buongiorno, sono Francesco Fallica, colonnello della Guardia di Finanza. Attualmente mi trovo in servizio presso l'Ambasciata d'Italia a Brasile, agli ordini del capo missione, l'ambasciatore Francesco Azzarello. Ho scritto questo articolo con l'amico Graziano Messana, presidente della Camera di Commercio Italo-Brasiliana di San Paolo. L'articolo tratteggia il credito d'imposta che scaturisce in Italia dalle imposte pagate all'estero. È un istituto complesso di fiscalità internazionale, che intende riequilibrare la posizione tributaria consentendo la detrazione, in base a certi criteri e in proporzione, alle imposte pagate all'estero. Si può richiedere in Italia un credito d'imposta per le imposte pagate in Brasile da un'impresa collegata? Sì, anche le imprese italiane che detengono partecipazioni in imprese brasiliane possono usufruire del credito d'imposta in Italia, delle imposte pagate in Brasile con le imprese brasiliane, ma via di più. Qualora l'impresa italiana detenga almeno il 25% dell'impresa brasiliana, il credito d'imposta è commisurato alle imposte che avrebbe dovuto pagare in Brasile. Infatti, in Brasile le imprese appartenenti a cittadini stranieri hanno una serie di agevolazioni fiscali. Per consentire l'effettivizzazione di questi benefici, lo Stato italiano riconosce eccezionalmente anche le imposte maturate, ma che non sono state effettivamente pagate in Brasile per la concessione di benefici fiscali. Questo regime di vantaggio, unico nel suo genere, si chiama credito d'imposta figurativo ed è stabilito all'articolo 23 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Brasile, siglata il 3 ottobre del 1978 e ratificata in legge il 29/11/1980 con la legge appunto numero 844. Grazie, colonnello. Arrivederci e buona giornata.